Sì, buonasera a tutti. Io volevo dire che c'è una differenza, un salto di qualità, io lo noto. E qual è il salto di qualità? Prima c'era solo qualche associazione, c'era gli amici dell'Inviolata, c'erano personaggi che da anni hanno tentato di salvare prima di tutto quello che era il parco archeologico dell'Inviolata, archeologico e naturalistico. E c'era qualche associazione che si batteva e che si faceva incatenare, io vedo qualche persona qui. È cambiato qualche cosa. È cambiato perché si è capito che bisogna organizzarsi, non solo in ambito associazionale, ma più volte abbiamo detto bisogna batterli sui tavoli dove decidono le cose. Bisogna batterli sui tavoli dove decidono le cose. E qualche cosa è cambiata. Ed è cambiata perché sui tavoli dove decidono le cose, a Guidonia ci siamo io e Giuliano, a Fontenuova c'è Valeria Novelli che è qui presente, a Monterotondo c'è Angelo Capobianco, a Tivoli c'è un'altra persona, voglio citare anche Carlo Caldiroli, c'è anche Donatella Iba, ci sono persone che stanno tentando di cominciare a fare una contestazione formale sui tavoli dove decidono le cose. Questa cosa si sta facendo in modo organizzato e questo è un salto di qualità. Sapete perché è un salto di qualità? Perché questa situazione e questo timore di rifiuti bruciati alla Bulsi Unice, ma nasce da un decreto ed è il decreto Clini. Il decreto Clini è stato adottato nonostante il parere contrario della Commissione Ambiente del Parlamento, cioè la Commissione Tecnica di Fiducia dice no, attenzione, l'Europa dice una cosa diversa, ci sono i fattori della combustione che l'Organizzazione Sanitaria Mondiale dice sono cancerogeni, diciamo no a questo decreto. Clini, ministro dell'Ambiente, lo fa passare. No, la cosa importante qual è? La cosa importante, sto dicendo se l'avete già detta questa cosa, la cosa importante è che Clini è stato arrestato, va bene? E che l'unico modo per cambiare questo stato di cose, qual è? Quello di adottare un altro decreto che butti giù l'impianto creato da Clini. E questo lo fai dove? Lo fai in Parlamento. Allora noi siamo in contatto con dei parlamentari, c'è anche un'altra persona che sta nella commissione ecomafia del Parlamento, che è il parlamentare Vignaroli, che abbiamo già interessato ed è disposto a venire qui a Guidonia per cercare di sollevare un problema e un dibattito in Parlamento perché venga abrogato il decreto Clini. Guardate, qui non si esce da questa situazione se non viene abrogato questo decreto, perché questo decreto fa scomparire la parola rifiuto e la trasforma in energia, come se uno andasse dal benzinaio a comprare la benzina e la puoi utilizzare senza chiedere nessuna autorizzazione. Allora, non è vero che i cittadini sono responsabili di questo stato di cose, non è vero, e non è vero perché in realtà ci sono interessi rispetto ai quali i cittadini non sono informati di nulla e neppure riescono a capire qual è il meccanismo che c'è dietro, perché per capire il meccanismo che c'è dietro ti devi confrontare con queste persone in ambito politico e devi cominciare a vedere documenti, come i documenti che abbiamo visto rispetto alla combustione che c'è stata in ottobre e dicembre alla Bulsi Unicem. Io e Giuliano abbiamo fatto richiesta d'accesso ai documenti amministrativi e abbiamo potuto vedere che all'interno di quei documenti sono stati inseriti nell'impianto di combustione due codici rifiuto e in consiglio venivano a dire che quelli non erano rifiuti o comunque non era combustione. In realtà passa il messaggio culturale del concetto di rifiuto nei forni della Bulsi Unicem, Bulsi che aveva fatto un progetto economico già a partire dal 2001. Allora attenzione,
Il primo punto fondamentale è sicuramente l'informazione. L'informazione te la ottieni solo andando a vedere i documenti che stanno dietro certe cose, dietro gli interessi della Buzzi Unicem e dietro le delibere del Consiglio Comunale o dei Consigli Comunali. Perché quell'impianto non doveva essere costruito. Il Consiglio Comunale di Guidonia nel 2013 aveva detto che se non si bonificava l'area quell'impianto non doveva andare avanti con i lavori e lo hanno deliberato e invece questa delibera non è stata eseguita. Noi gliel'abbiamo contestato anche all'ultimo Consiglio Comunale. Allora qui a Guidonia si arriverà il momento in cui qualcuna di queste persone prima o poi verrà arrestata, prima o poi, come sta accadendo a Nettuno, come sta accadendo a Ischia, come è accaduto anche a Marino. Allora finché non cominciano a partire le manette nei confronti di qualcuno qui non si arriverà. Allora sicuramente l'informazione, le armi per batterli sono l'informazione, la contestazione, quindi la denuncia, e la terza cosa è la partecipazione. Guardate, non è una parola fatta dire che la democrazia è la partecipazione. Se noi rompiamo le scatole a questa gente, e se noi rompiamo le scatole a quelli che pensano di ridurre tutto a un piano economico che dà utile solo agli imprenditori, noi gli rendiamo queste operazioni antieconomiche. Quindi bisogna che sicuramente se si fa la manifestazione ci sia partecipazione si dia un messaggio. Il messaggio è questo: noi ci saremo, noi ci batteremo e andremo a denunciare ogni situazione, ma non più solo i cittadini di Guidonia, perché ci saranno i cittadini di Fontenuova, ci saranno i cittadini di Monterotondo, ci saranno i cittadini di Tivoli. Guardate, questo è un salto di qualità. Non c'è mai stato questo tipo di organizzazione. Se noi cominciamo a dar voce a tutti i comuni, e questa è una cosa che sta accadendo in questi ultimi 2-3 anni, non c'era mai stata prima. Queste persone si dovranno confrontare con un contesto molto più ampio, tenendo conto che il ciclo dei rifiuti e l'organizzazione della chiusura del ciclo dei rifiuti si decide in regione. E quando più comuni di un'area cominciano a contestare, e qui si sta contestando, poco importa che poi vadano anche a copiare delle cose, anzi ben venga, perché quelle cose sono maturate nel tempo e sono state fatte da persone che da anni si battono per questa causa. Allora se si riesce ad organizzare oltre Guidonia e con tutti questi comuni, con tutte queste persone che si stanno impegnando e che stanno venendo anche oggi qui e che io ringrazio che ogni volta che si fa qualche cosa loro sono presenti, lo stesso Andrea, dove sta Andrea? Non lo so perso. Andrea, ecco, Andrea non è di Guidonia, Andrea anche non è di Guidonia, cioè, lui è di Umberto, è di Sant'Angelo, di Palombara. E voglio dire, quando questa azione comincia a essere un'azione coordinata e si traduce in una manifestazione, ma non solo in una manifestazione, in un'azione di denuncia, e va sui tavoli delle amministrazioni, nei diversi consigli comunali, allora le cose cambiano e noi stiamo qui per farle cambiare. Quindi tenete conto, è vero che fino ad oggi i governi, e non tutta la politica, i governi hanno amministrato questo territorio in modo da farlo diventare il polo dei rifiuti. Però i tempi stanno cambiando e qui davvero ci sono persone che si stanno organizzando e stanno agendo al di là del territorio di Guidonia in un contesto più ampio, e questa rappresenta la vera novità. Questo a me dà speranza, perché io ho motivo di pensare che grazie a questa spinta che viene da più direzioni riusciamo a cambiare questo posto, e lo riusciamo a cambiare perché altrimenti o se ne vanno loro o noi faremo in modo che se ne vadano.